arrivano da capoliste, escono da seconde. Dopo il Livorno anche il Siena cade nel sentitissimo derby di Arezzo. Una magia di Cutolo rompe l'equilibrio a inizio ripresa dopo che nella prima frazione le parate di Perisan avevano tenuto a galla la squadra. Determinanti cambi tattici dopo 25 minuti di Pavanel che hanno aggiustato una situazione di sofferenza e rovesciato l'esito della gara. Una volta sbloccata il Siena è andato in confusione, l'Arezzo ha giocato con un'intensità altissima non rischiando mai di veder vacillare il vantaggio. Ed alla fine è stato delirio amaranto con la festa in campo e sugli spalti. Nonostante il meno 9 l'Arezzo sarebbe salvo in quintultima posizione, non c'è tempo però di pensarci più di tanto, martedì arriva il Monza per l'ultimo dei recuperi. Una vittoria comunque strozzata per la tragedia di giovedì scorso, la scomparsa di Francesco Renzetti. E la squadra ha dedicato a lui questo successo. Tanto approfitto per dedicare la vittoria a Francesco Renzetti, ragazzo che a 17 anni è morto di fronte a casa mia. La stessa età di mia figlia, quindi siamo molto molto vicini alla famiglia, io e i genitori, e dedichiamo a lui questa grande, e a tutti i tifosi, però a lui e alla sua famiglia. Detto questo, oggi abbiamo fatto una gara importantissima perché l'avevamo preparata in un modo, ma avevamo preparato anche il modo perché sapevamo che potevamo andare in difficoltà. Io tutta la notte che, come sempre, mi balla dentro questa idea, e come ho visto non ho aspettato, come con l'Alessandria, che le cose andassero male. Avevo già detto ai ragazzi che se avremmo avuto delle difficoltà nel tenere il campo, non avere il palleggio, non riuscire a prendere il tempo, avremmo cambiato e saremmo andati uomo a uomo, perché noi lo sappiamo fare 4-3-1-2. E siamo andati così, e poi da lì non c'è stata più partita. Loro hanno trovato più palle facili e invece noi abbiamo cominciato a guadagnare campo, e poi sappiamo anche giocare in spazi stretti. Abbiamo dei giocatori che hanno qualità, Cellini e Cutolo hanno fatto benissimo, Foglia ha fatto benissimo, lì lo sa fare molto bene, e poi abbiamo retto molto bene dietro, quindi siamo felici di più. Sono strafelice questa sera perché è stato un gol importantissimo per la classifica e per la partita che era questa sera, perché sappiamo che è un derby così sentito ha il sapore ancora più bello, quindi sono felice, siamo contenti perché stiamo facendo qualcosa di straordinario a mio avviso, però eccoci, veramente possiamo godercelo per 12 ore, perché da domani già siamo proiettati su un altro turno, però ecco, stasera mi godo questa serata, il gol, la vittoria, anzi ci tengo comunque a dedicarla a Francesco Renzetti, il ragazzo che è scomparso l'altro giorno per un incidente qui ad Arezzo, quindi c'è tutta la vicinanza da parte di tutta la squadra e ci tengo a dedicarlo a lui. E poi sono felice perché sono tre punti importantissimi, e stasera abbiamo respirato veramente un'atmosfera di altre categorie. È successo che il Siena ha fatto bene i primi 20-25 minuti, ha costretto l'Arezzo a cambiare modulo di gioco, abbiamo avuto qualche minuto di bisogno per riordinarci e per capire come si erano messi, poi abbiamo finito secondo me il primo tempo comunque in maniera buona. Il secondo tempo siamo partiti sempre abbastanza bene, sull'unica ripartenza più pericolosa abbiamo concesso, abbiamo preso gol e poi da lì per me la partita purtroppo è finita, perché ci siamo un po' innervositi, abbiamo perso lucidità, abbiamo perso un po' il filo logico che ci contraddistingue, e probabilmente ci siamo fatti prendere dalla paura e non siamo riusciti a provare ad organizzare un recupero del risultato. Insomma, abbiamo regalato dal gol in poi, diventando un po' confusionari.